Io, partendo dal presupposto che è un lavoratore di grandissima esperienza, non ha bisogno di molte presentazioni, hai cominciato insomma da titolare per l'infortunio di Misacane, non è che al corpo della posizione, ma la stai acquisendo, insomma i miglioramenti sono visti, credo, anche a Pescara. Che percentuale sei di stato di forma fisica? Ma diciamo che non sto al top. Percentuale, se ti dico magari al 50%, magari può sembrare un po' troppo esagerato. No, sicuramente c'ho ancora dei margini, diciamo, di miglioramento a livello di condizione, quindi spero di fare molto meglio per la squadra. Senti, il tuo inserimento tutto sommato è stato agevolato anche da quest'ottimo assetto difensivo praticato dalla Stelli, questo 3-5-2 che in realtà è comunque un 5-3-2, insomma addirittura in fase difensiva arrivate a difendervi in 8, insomma. Ecco, questa è una squadra che comunque il non possesso sta dimostrando di essere, diciamo, la sua arma migliore, insomma. Tu come la vedi? Ma ti dico, sicuramente c'è un'ottima organizzazione. Noi, diciamo, durante gli allenamenti, credo che lavoriamo su tutte e due le fasi, sia sulla fase offensiva che sulla fase difensiva, molto bene. Però ecco, ti dico, sul fatto che dal 3-5-2 siamo più 5-3-2, ti posso dire che comunque la maggior parte delle squadre in Serie B fanno anche un 6-3, cioè magari hanno tipo un modulo 3-4-3 e poi alla fine in fase difensiva comunque tutti tornano dietro la linea della palla, tutti nella propria metà campo. Per questo la Serie B è un campionato molto difficile, perché è difficile trovare spazi e quindi trovi squadre ben sistemate in fase difensiva. Tu che hai grande esperienza per questo torneo, proprio la Serie B, insomma, tu hai disputato centinaia e centinaia di gare, ritieni che questo assetto praticato da Stelli possa pagare, insomma, a lungo termine? Ma spero possa pagare in positivo, non in negativo. Sì, secondo me comunque è un modulo che garantisce anche un certo equilibrio alla squadra, perché magari con i due esterni diciamo, sono di supporto sia al centrocampo che sia alla difesa. Quindi credo che sia un buon modulo. Poi io, diciamo, lo pratico gli ultimi 2 anni a Ascoli, ho fatto questo modulo qui e devo dire che mi sono trovato anche abbastanza bene. È un po' diverso, diciamo, quello che facciamo qui, perché con Rastelli abbiamo più organizzazione e cioè, vari accorgimenti tattici rispetto all'anno scorso. Però le idee ci sono e sono, secondo me, molto, molto positive. Senti, come ho affrontato L'Empoli, bisogna mettersi i coltellini nei calzettoni e tirarglieli agli attaccanti. No, nel senso che loro sono una squadra molto forte, soprattutto davanti. L'anno scorso, quando ci giocavo contro, diciamo, c'era Tavano e Maccarone, che era quasi un piacere vederli giocare, perché si conoscono a memoria. Quando uno fa un movimento, l'altro di conseguenza fa subito diciamo, l'altro. Hanno un gioco fluido e sono sempre pericolosi. Abbiamo detto dall'inizio che questa partenza, nessuno se l'aspettava, dell'Avellino, ma ormai sta diventando una costante come continuità di risultati e di prestazioni. Se c'è un segreto o una vincente, qual è No, il segreto è sempre uno, diciamo, la grinta, l'umiltà e comunque la voglia di emergere, quella voglia che comunque non ti deve far mai mollare l'osso dalla bocca, perché una volta che cali di concentrazione, di cattiveria, di grinta, in Serie B ti saltano addosso. Ah, lui ci ha fatto anche complimenti, però
Lui non le vuole queste cose, i cali di concentrazione e diciamo su questo secondo me è anche molto bravo perché sta lì sempre a punzecchiarci per farci stare vivi. Senti, tu prima hai parlato giustamente di questa coppia d'attacco veramente sfavillante che è Tavano Maccarone. Ecco, la differenza di struttura fisica, per esempio, in una coppia centrale come quella formata da te e da Fazzaro, potrebbe avere purtroppo diciamo, difficoltà a contrastare questi due atleti che sono due brevilini molto agili e quindi insomma potresti avere difficoltà proprio dal punto di vista tecnico. Dipende uno come li affronta gli avversari. A me pure è capitato, ad esempio, l'anno scorso all'andata abbiamo vinto, abbiamo fatto molto bene in fase difensiva e poi al ritorno ci hanno tritato. Dipende, secondo me prima dipende diciamo, dal contesto proprio di squadra, da come svolgi la partita. È normale che meno palloni arrivano in difesa e noi più siamo avvantaggiati e quindi per questo se il centrocampo va bene, l'attacco va bene, anche in difesa andiamo bene e viceversa al contrario in fase offensiva. E noi sicuramente dobbiamo avere la massima concentrazione e cercare di concedere il meno possibile. A livello di struttura sì, magari non tanto su Maccarone, perché magari Maccarone diciamo tra i due è quello un pochettino più diciamo più statico, tra virgolette, mentre Tavano magari quando parte in velocità è uno più rapido, che sa saltare meglio l'uomo. Ci sono degli accorgimenti da prendere su questi due attaccanti perché sono molto forti. Che parte non vi aspettate che gestirà contro l'Empoli? Io spero quello che ho visto gli ultimi tempi. E nelle ultime partite devo dire che sono stato anche molto, molto contento di vedere un pubblico così, che era da un po' di tempo che non lo vedevo. E sicuramente loro hanno contribuito molto a questi risultati positivi che abbiamo fatto. Quindi spero che ci aiutino a trascinarci verso magari un risultato positivo anche lunedì.